Palazzo del Turismo ha ospitato ieri pomeriggio un incontro su sanità pubblica, politiche sociali e terzo settore. Al centro l'anziano, una fascia d'età in aumento nell'odierna società. Si stima che nel 2030 un anziano su, una persona su 10, un cittadino su 10 sarà un anziano oltre 80enne. Dobbiamo quindi mettere in campo delle iniziative volte a favorire l'invecchiamento attivo, quindi a prevenire patologie, perché non è detto che essere anziano implichi tout court essere un disabile, essere una persona che ha delle patologie importanti. Quindi ritengo che fra le politiche sociali prioritarie da mettere in campo ci siano quelle volte alla prevenzione primaria. La manifestazione ha visto grande affluenza di pubblico. Tra i diversi relatori che vi hanno preso parte, il responsabile del centro diurno Demenze 10 Reale, Mario Santagati, e il direttore dell'ASP 3 di Catania, Giuseppe Fichera, ci hanno spiegato il senso e gli intenti del convegno. Questo tipo di intervento lo stiamo già facendo da più di un anno e mezzo nel territorio di Aci Reale, noi come ASP, a titolo assolutamente gratuito per i cittadini e per i loro parenti. E quindi oggi avevamo l'intenzione di allargare questo, cioè divulgare quello che è il tipo di intervento fatto appunto tramite i nostri operatori direttamente, che spiegheranno alla popolazione, a chi vuole aderire a questo incontro, spiegheranno in che cosa consiste l'attività del centro, in che cosa consistono le attività del centro diurno. Se vuole puntualizzare l'argomento su ciò che si vuole e si intende fare per gli anziani. Chiaramente l'anziano è conosciuto spesso come il soggetto che soffre di malattie fisiche, ma si trascurano spesso quelle psichiche o comunque risvolte di queste patologie quando sono insieme prodotte gli aspetti sociali.